terreno della cultura e dopo aver elaborata la persona e tutti da donare i giorni. Le piante, quei figli che fanno le piante, le piante, la specie, gli animali, da qui a sera, fino a qui a sera, le piante, una leggenda qualche cattolica, come l'albero anche come le mie sue spalle, l'albero come l'uomo di energia, che parla delle mie donne nascoste, che dice, non parla per le sue, le lande al volante. Solo volevo dire giusto due parole, perché la prologo di Cesa quest'anno dedicheremo la piantumazione di questo albero in Leccio a padre Paolo Lepre, che sicuramente è rimasto nei cuori di tutti i cesani per la sua opera sia nel nostro paese che nelle missioni brasiliane, dove si è distinto per il suo impegno e il suo sacrificio. Un applauso per questi due grandi personaggi che portano lustro al comune di Cesa. Diamo inizio alla cerimonia. Silenzio. Allora ragazzi, so che siete stanchi, però adesso un attimo di attenzione, lo possiamo fare? Sì o no? Non ho sentito. Io sono sordo, non ho sentito. Mo sì che andiamo d'accordo. Bene, possiamo fare questo piccolo gesto liturgico iniziando insieme, ci facciamo il segno di croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo unanime il Signore nostro Dio per la rugiada del cielo e la fertilità della terra. Vi chiedo ancora un attimo di silenzio, ragazzi. Adesso l'insegnante che doveva leggere la lettura, la natura. È molto bella e interessante. Siamo pronti per l'ascolto? Allora, un attimo solo. Ascoltate la parola di Dio dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, e Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producano seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: ecco, io vedo ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Bene ragazzi, avete sentito che la natura, le piante, gli alberi ci sono stati dati in dono come regalo da parte di Dio. Adesso devo farvi un paio di domande, siete pronti? Sì. Due domande. Voi avete visto il film Avatar? Sì. Tutti? Sì. Meno male. E cosa c'era in quel film di molto importante ed interessante circa gli alberi? C'era un albero, anzi due,
Qual era il primo e qual è il secondo? L'albero? Oh, come? L'albero calcio. No, calcio. L'albero? Casa. Un grande, immenso albero dove tutto quel gruppo di belle persone abitava. Vedete, la prima riflessione è quella di un albero che è la casa dell'uomo, dà da mangiare, dà da riposare, dà l'ombra. E poi c'era un altro albero con tanti fili d'argento luminosi. Qual era quell'albero? L'albero della vita. Vedete, con queste due idee, l'albero come casa e albero come albero della vita, il Signore ci ha invitato proprio a fare non questa riflessione, ma un gesto di responsabilità. Abbiamo parlato di padre? Come? E il nome? Paolo. Paolo viveva in una zona del Brasile che si chiama Amazzonia. E in Amazzonia c'è una delle più grandi e delle più belle foreste mai viste, e io ho avuto l'onore e il piacere di andare in quella foresta, nella foresta amazzonica, bellissima. E questo è il messaggio che vi voglio lasciare proprio come eredità di questo padre, che è anche un vostro concittadino, che è stato lì per tanti anni nell'Amazzonia, nella foresta. Lì ci sono dei ragazzi come voi, sapete? Ci sono dei ragazzi di alcuni gruppi, alcune minoranze, gli indios. La cosa che mi ha impressionato di questi ragazzi è che loro nella foresta ci vivono e ci vivono bene. Io sono andato in foresta con loro e ho avuto tanta paura. Voi sareste disposti ad andare in foresta? Avete paura? Di una elevata civiltà. Noi produciamo rifiuti in quantità e quei rifiuti sono frutto di che cosa? Di alberi che distruggiamo, di una natura non rispettata. Al contrario, questi ragazzi come voi che vivono in foresta mangiano dei frutti della foresta, delle piante, degli animali, ma senza distruggere, così come nel film Avatar che avete visto. Erano in simbiosi, in comunione, erano insieme a piantare questo albero. Poi anche voi pensate a casa, prendetevi cura e responsabilità di una pianta e vedete se siete in grado e capaci di crescerla. Insieme diciamo: benedici il nostro lavoro, tutti insieme, benedici il nostro lavoro. Ancora una volta non ho sentito bene, benedici il nostro lavoro. Divino seminatore, tu che ci hai scelto come tuo campo, fa che siamo sempre fedeli al tuo amore, aderendo in tutto alla tua volontà. Ripetiamo insieme: benedici il nostro lavoro. Padrone dell'evangelica vigna, che ci ha inseriti come tralci in Cristo vera vite, fa che rimanendo uniti a Lui portiamo molto frutto. Ripetiamo insieme: benedici il nostro lavoro. Creatore dell'universo, che visiti la terra con la tua benedizione e al tuo passaggio stilla l'abbondanza, fa che i nostri campi producano il nutrimento necessario a tutte le famiglie. Ripetiamo insieme: benedici il nostro lavoro. Signore delle messi, che moltiplichi il chicco di frumento da cui proviene il cibo quotidiano e il pane eucaristico dona il sole e la pioggia per l'abbondanza del raccolto. Ripetiamo insieme: benedici il nostro lavoro. Dio del cielo, che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i gigli del campo, illumina la nostra fatica quotidiana, perché nella nostra prospettiva del tuo regno edifichiamo la giustizia e la solidarietà fraterna. Benedici il nostro lavoro. Ravviva in noi, o Padre, nel segno della santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Adesso benediciamo quest'albero, che come vedete è composto di radici, tronco, rami e foglie, è il segno della vita. Più profonde sono le nostre radici, più grande è l'albero che noi saremo in grado di costruire nella nostra esistenza. Il Signore benedica quest'albero e tutti noi qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gira la pagina. Dio, fonte di ogni bene, vi assista e vi protegga con la sua santa benedizione.
e renda fecondo il vostro lavoro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E grazie a tutti. Grazie.